Sì, io mi rivolgo alle famiglie con una lettera, vorrei sottolineare con una lettera, il che vuol dire attraverso un colloquio molto spontaneo, molto fraterno, amicale, perché questo io penso è il modo per aiutare le famiglie o per dare un piccolo aiuto alle famiglie a ricarsi di maggiore fiducia, perché alle famiglie è chiesto non soltanto un impegno privatistico, non è chiamata la famiglia a guardare soltanto dentro di sé, sapendo che questo è un aspetto importante della vita coniugale e familiare, ma la famiglia è chiamata ad allargare il proprio sguardo, a dilatare la propria sensibilità di attenzione e di servizio fuori di sé, quindi dentro il territorio, nei rapporti che quotidianamente ha con le persone e con le istituzioni. In particolare vorrei ricordare, proprio perché lo specifico della famiglia è educare alla vita, il rapporto con la scuola. Ecco, con la scuola e anche con altre agenzie educative. Lei ha voluto dire, è una lettera, le prime pagine sono proprio confidenziali, amichevoli, affettuose, come era stato un po' anche la lettera alle famiglie in difficoltà di gennaio. Il cardinale di Milano è vicino a tutte le persone di questa città che vediamo alle nostre spalle. Sì, è una lettera affettuosa, che significa che parte dall'amore, l'amore che sa vedere nelle famiglie, in particolare nelle famiglie d'oggi, in tantissime famiglie d'oggi, motivi di sofferenza, di fatica, di prova, di solitudine, di tutta una serie di ferite, ma amore che sa anche trovare nella famiglia, anche nelle situazioni più complesse, delle risorse, delle capacità, delle energie che la famiglia non può trattenere soltanto per sé, ma deve davvero con uno slancio molto più aperto e molto più generoso mettere a disposizione degli altri. Si dovrebbe creare davvero una rete di famiglie, perché soltanto attraverso questa solidarietà che nasce dal basso e che cresce man mano è possibile affrontare insieme, appunto di concerto, anche i problemi più difficili e più complessi che la società d'oggi pone alle famiglie. Infatti lei non si nasconde le difficoltà, naturalmente difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti con le separazioni, i divorzi, ma anche le difficoltà quotidiane, il fatto che il riposo dal lavoro diventa solo un momento per rincominciare con nuove forze, non magari un bel giorno per stare con i figli o con i genitori. E poi la casa, questo problema fondamentale, perché per fare famiglia bisogna mettere su casa. Eh sì, questa è una delle emergenze, come dire, più forti della nostra città e non soltanto della nostra città, l'emergenza abitativa. Come abitualmente dico, o meglio diciamo, noi ci troviamo di fronte a questo fenomeno paradossale, di case senza abitanti e di abitanti senza casa. È necessario ricreare un collegamento tra queste due situazioni e da questo punto di vista davvero tutte le forze che sono presenti nella società, tutti devono sentire la responsabilità di dare risposta a questo problema che è davvero fondamentale. Poi ci sono tanti e tanti altri problemi, ma davvero la casa intesa come ambiente dove è possibile far crescere e arricchire continuamente l'esistenza quotidiana dei valori più profondi, tra queste c'è anche il momento del colloquio, il momento della comunione profonda, il momento della comunicazione reciproca. Ecco, questo valore umano nella casa può essere non solo custodito ma sviluppato, e alla luce di questo valore profondamente umano io penso che poi più facilmente possono essere affrontati tutti i diversi problemi che le famiglie, in particolare le famiglie d'oggi, hanno di fronte a se stesse. Ma devono essere ricaricate di fiducia, e la fiducia da un lato se la devono prendere dentro di sé, ma dall'altro lato tutte le altre forze attorno alla famiglia hanno una gravissima responsabilità di non lasciarle sole, ma di riconoscere in esse l'anima del mondo, come dice il titolo di questa lettera.